E andiamoci, hai preparato il ticket? Buonasera e benvenuti nel casinò del Capri Opera Festival. Questa sera dalle 20:30, una magica serata dedicata alla Lyric Roulette. Prendiamoci tutto il tempo tecnico per sapere se siamo in diretta anche su YouTube, che direi che diventa sempre più importante. Mio caro Pasquale Amato, che diventi sempre più elegante. Devo dire che La siamo alla terza puntata e questo smoking ti dona sempre, sempre di più. Complimenti. Sì, si vede che ho perso tre etti. sì, sì. Lo abbiamo notato tutti quanti. Facciamo il tifo per te e non mollare. Allora, perché, mio caro Pasquale, abbiamo inaugurato da un bel po' il casinò del Capri Opera Festival? Quentami, raccontami. Già te lo cuento. Allora, Domi, perché? Perché c'era sorta un'esigenza, era nata l'esigenza di raccontare, grazie Riccardo, si vede dal Papillon che sono dimagrito. Eh sì, si vede. Devo dire la verità, il Papillon fa la sua fine. Sfina. Sfina veramente tanto. E, dicevamo, era nata l'esigenza di raccontare un rapporto specialissimo che si crea nel canto lirico in generale, ed è il rapporto tra allievo e maestro. Lo abbiamo già raccontato tante volte, non volevamo però raccontarlo in maniera troppo invadente, non volevamo invadere uno spazio di energie che si creano tra l'allievo e il maestro, di intimità che si crea fra queste due persone, per cui abbiamo deciso di farlo in maniera giocosa, in maniera alternativa. E ci siamo inventati questo giochino della Lyric Roulette, che è un pretesto per mettere alla prova gli allievi e far, diciamo, dire al maestro tante cose, tanti segreti, tra virgolette, che Ma utilizza per insegnare. questo casinò dove si trova? Ma questo casinò non ha casa, nel senso che è un casinò che unisce tutta l'Italia, perché i grandi maestri che hanno aderito a questa iniziativa spaziano da nord, dall'estremo nord all'estremo sud. Per cui possiamo dire che Lyric Roulette ha unito davvero l'Italia. Benissimo. Allora, Pasquale, non possiamo non partire accorciando le distanze tra di noi, quindi dammi il 5, fammi sentire la tua carica e dimmi chi sarà la mattatrice, la croupier che animerà il tavolo questa sera della Lyric Roulette. Ragazzi, che dirvi? La croupier di stasera è sicuramente una maestra d'eccezione, perché oltre ad essere una gran maestra è anche un'artista eccezionale, un'artista che quando calca le scene riempie di energia i teatri con la sua energia esplosiva e con la sua voce cristallina e meravigliosa. Parliamo della grandissima Desirée Rancatore. Buonasera Desi, Ciao, buonasera. era che emozione. Allora, come va? Bene, Come la va? la va bene, studiando, preparando, si spera le prossime cose. Speriamo Però presto, speriamo presto. abbiamo visto che avrai una nona di Beethoven, Io no? ho la nonna di Beethoven. Al Teatro Massimo di Palermo, quindi con la mia città, ricomincio da qua, mi sembra molto bello. Molto. La volta che canto la nona è tutte e tre volte a Palermo, è un destino. Che meraviglia, Che bellissimo. bello. Però Allora, ragazzi. stasera sei qui in un'altra veste, come tu hai ben detto nel video di presentazione. Molto simpatico, tra l'altro.
Sì, ci siamo molto divertiti anche con i ragazzi e questi video di presentazione. Però effettivamente non so cosa preferisco, forse preferisco quando canto. Sto più Sì. ansioso questo da maestra. Sì, perché tu quando canti fondamentalmente, ce l'hai spiegato anche in un'intervista che abbiamo fatto insieme, fondamentalmente quando canti sei tranquilla. Ma sì, vabbè, a parte i primi 5 minuti, oppure la mattina prima, però poi quando sono là, si deve. No, perché invece in questi giorni abbiamo potuto sentire la tua tensione positivissima, ovviamente, sempre una tensione positiva, anzi, organizzare con te dà comunque tantissima tranquillità perché metti sempre il sorriso, metti sempre una parola di pace, però si sentiva questa piccola tensione, no? C'era Sì, fa parte di me, diciamo, ecco. il Ranca Style, il Ranca Style, come abbiamo annunciato nel promo, ogni cosa diventa Ranca Style. Allora, Desiree, proprio perché la tua è sempre un'avventura bella piena, devi sapere che questa sera il nostro casinò si anima di due new entry. La nostra roulette dello spirito e del talento incontra due piacevolissime realtà che in maniera molto fresca, dinamica, continuano a divulgare contenuti per l'opera lirica. E quando le abbiamo avvicinate, perché parliamo di due signorine piene di energia, e timidamente gli abbiamo proposto il nostro gioco della Lyric Roulette, abbiamo incontrato subito il loro entusiasmo. Si sono armate dell'equilibrata cattiveria, secondo me, che ci vuole, Oh, e poveri si sono bambini. spaventate, però hanno costruito delle belle prove. Quindi Pasquale, tu che sei il padrone di casa, ti chiedo a te di darmi i lanci e io provvederò a mettere on stage le nostre new entry. Bene, allora, le nostre new entry, le freschissime patron di due realtà veramente che ci hanno colpito tantissimo, devo dire, veramente dal primo giorno che le abbiamo viste siamo rimasti colpitissimi da questa energia, dalla bravura, dal talento e non voglio dilungarmi, le voglio presentare. Per cui presentiamo come posso definirla? La padrona, l'animatrice di una La CEO. rivista, la La CEO. CEO della rivista internazionale Opera Charm, Bianca Nica. Ciao, Buonasera. Bianca. E grazie, Buonasera. Domito. CEO va benissimo. Ti piace? Ti è piaciuto? Hai visto? Mi piace molto, E poi una divulgatrice culturale, una vera maestrina, e ce ne accorgeremo stasera, la simpaticissima e bellissima Rox Alberga, CEO di Opera Lirica. buonasera, Angela. Buonasera. Buonasera a tutti. Eccole là. Allora, Buonasera, è un buonasera. Buonasera. piacere avervi nella nostra serata Lyric Roulette. Restate collegate, quindi da un momento all'altro sapete che quando girerà la ruota dello spirito e del talento, toccherà a voi. Quindi vi auguro una felicissima serata. Ci vediamo più tardi. A dopo. A dopo. A dopo. Ciao. Eccoci qua. E andiamo a scoprire i protagonisti di questa serata. Sì, allora, vediamo chi siederà al tavolo della Lyric Roulette e Domi, lo vediamo con la ruota dei nomi che presentiamo anche alla nostra Desiree, giusto? Allora, sei già curioso di vedere la ruota dei nomi? Io, è Siete perché curiosi? dobbiamo decidere chi si esibirà, no? Giusto? Siamo già a Siete pronti? questo?
Allora, come potete vedere, si inizia. Allora, vi abbiamo mostrato la ruota dei nomi. È uscita Chiara. Adesso vi mostreremo simbolicamente, per spiegare a tutti voi, la ruota del talento e dello spirito, e poi conosceremo tutti quanti insieme i ragazzi di Desire. Questa è la ruota dello spirito e del talento. Lyric Roulette. Allora, questa è la prova di Lyric Roulette. Queste erano le nostre due ruote, ma i ragazzi, per potersi sedere al tavolo della Lyric Roulette, devono prima passare uno step. Però adesso li conosciamo, quindi Desiree, raccontaci chi stasera sarà dei nostri. Allora, Chiara Fiorani. Eccola, aspetta. Chiara e Andrea questa sera, perché animano lo stesso riquadro. Sì. Eccoli. Ciao Andrea e Chiara, il nuovo duo pop, Lyric Pop. Vai. Allora, Chiara Fiorani ha 24 anni, l'ho conosciuta 23 anni, non sia mai. L'ho conosciuta 2 anni fa tramite un'altra mia allieva. E da allora abbiamo cominciato un bel percorso interessante. Lei ha vinto dei concorsi, ha vinto il Colbran, insomma, di Salerno, ha vinto l'Andrea Chenier, ha debuttato delle piccole cose, debutterà Fanny la Sala ONU del Teatro Massimo. Quindi, insomma, piccoli passi, piccoli step, piccole conquiste alla sua giovane età, che ovviamente il percorso deve ovviamente avanzare, andare avanti, però siamo già molto contenti. E invece Andrea vieni. Andrea ha un percorso particolare, lui non sapeva di avere questo dono, di questa voce che poi sentirete, è incredibile. Faceva altro, faceva pop, faceva musical, faceva altro, finché qualcuno finalmente gli ha detto: insomma, ma tu con questa voce devi studiare lirica. E così ha fatto, insomma, ha iniziato con la mia mamma, perché come voi sapete la mia mamma è insegnante di canto e ha insegnato anche a me. E si sta perfezionando con me e ha vinto, insomma, è uno dei vincitori di Spoleto di quest'anno, quindi insomma è una cosa molto importante per noi. Ha vinto anche il ruolo di Turiddu al concorso Fregosi, insomma, quindi in un anno e mezzo che studia, insomma, ha fatto delle belle cose. E noi abbiamo avuto la fortuna di vedere le prove di tutti i tuoi ragazzi e vi dico, ragazzi, mettetevi comodi perché sarà veramente una bella serata. Chiara e Andrea, ci vediamo dopo. Ciao. Desi, poi chi c'è? C'è Francesca Benitez. Che... un attimo che la andiamo a pescare nel backstage. Eccola qui. Buonasera Francesca. Ciao. Buonasera. Come la chiamo io, la mia piccina, rimarrà sempre piccina per me nella storia. Maria. Lei è la mia prima allieva, colei che mi ha stalkerizzato affinché la sentissi, così è stato, perché io non, in quell'epoca non davo lezioni, cioè non davo consigli a qualcuno ogni tanto, ma non avevo tempo, testa, e grazie a lei ho capito che in realtà mi piaceva anche molto, vedendo i risultati, e lei è l'allieva, insomma, da più tempo, insomma, 3 anni, 4. La più vintage, la più vintage. Ha vinto l'Aslico, ha vinto l'Ottavio Zino quest'anno, ha già debuttato, ha cantato al Maggio, Fiorentino, insomma, ha fatto delle belle cose anche lei. Brava Francesca. Quindi, brava Francesca. Tieniti pronta e in bocca al lupo per questa sera. E poi chi abbiamo più? Desi. Silvia. Sì, peschiamo Silvia. Eccola qua. Buonasera Silvia. Silvia, buonasera dal tuo negozio di souvenir.
Buonasera. Sì, che non lavora in un negozio di souvenir, come può sembrare, no? Silvia è la più piccola, cioè 20 anni. 22, scusate. 22. Io con l'età sono un po' così. Comunque la più piccola di tutte le mie allieve. Studia anche lei da due o tre anni. L'ho incontrata in una masterclass che ho fatto a Foligno. Io faccio delle summer masterclass per gli amici della musica di Foligno da 5 anni. E lei è capitata là e c'è stato questo idillio reciproco, perché penso che ci debba essere sempre una relazione che inizia fra maestro e allievo, cioè di tante cose, non solo di tecnica vocale, anche di comprensione e anche a livello umano. E con Silvia è nata e insomma anche lei ha vinto dei concorsi, ha già debuttato insomma l'Elisir d'Amore e adesso farà Musetta, avendo vinto un'audizione con la regia di Antoniozzi, e dirigerà Canonici. Tanta roba questa sera al Casinò. Ciao Silvia, in bocca al lupo per la tua serata. Viva il lupo. In bocca al lupo, Silvia. Viva. E poi chi c'è più? C'è Giorgia. Dulce. Giorgia. Eccola qua. Buonasera Giorgia. Buonasera. Buonasera. Come la chiamo io? Giorgina, con tanto affetto. Lei è la seguo da meno tempo, da un annetto e mezzo, però non assiduamente, perché lei vive a Valencia, è di Genova, vive a Valencia, in questo momento in Toscana, è un po' wow. riusciamo a capirci, questo mi piace di Giorgia, che anche nelle volte insomma in cui ci siamo viste, che non sono state assidue, però ci sono state nell'ultimo periodo molto di più, ci capiamo, e questo, lei è un tipo molto curioso, molto, si studia sempre molto, si chiede tanti perché, a me questa gente così piace molto. Bello. Che lei ha vinto concorsi, ha debuttato, ha fatto, ora non mi posso ricordare i concorsi di tutti, ma anche lei ha vinto audizioni, concorsi, ha cantato. Doveva fare, se non ci fosse stato il Covid, un bellissimo debutto a Roma, ma purtroppo. Dai, è solo rimandato, è solo rimandato. Allora, mio caro, ciao Giorgia, a più tardi. Ciao, a dopo. Pasquale, quando è partito la sperimentazione dello storytelling, tu avevi paura che la sorte non metteva fuori la prova del talento, e quindi hai messo questa regola, devo dire molto gradita da tutti quanti, che obbliga in qualche modo tutti i ragazzi ad esibirsi. Quindi l'unica cosa che noi realmente non sappiamo è solo l'ordine, quindi non sappiamo chi sarà il primo ad esibirsi. Vi ricordo la parola magica per far partire la roulette, che è Lyric Roulette, quindi entra la ruota. La dovrà dire però Desiree. Certo. Entra la ruota dei nomi e Desiree, parola magica? Lyric Roulette. Oh. Inizia. Inizia Andrea! Andrea Vincenti! Dai. Eccolo qua! Allora Andrea, prenditi tutto il tempo, ma soprattutto smutati, perché la tua voce merita di essere ascoltata, e partirei da questa cosa fondamentale. Quindi. Ok, ora ci siamo, mi sentite? Sì, sì. Sì, ciao Andrea. No, alziamo un po' il microfono, poco. Ok, va bene. Ok, allora, io sono pronto. Che ci aspetta? Addio Fiorito Asil, dalla Butterfly di Puccini. Di Puccini. Siamo tutte orecchie. Bene. Buonasera. Addio, fiore.
Bravo, 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 complimenti. Adesso arriverà Domi che riuscirà a togliere il mute. Non posso applaudire perché devo muovere tutte le fila della regia, ma complimenti. Non so voi, l'audio a me andava benissimo. Anche a me un po' piano, si sentiva un po' piano. Era un po' bassino, infatti alza un po' il microfono, caro il nostro Andrea, ma devo dire che veramente una bellissima interpretazione. Bravo, bravo, bravo. Che dirti, sei ufficialmente seduto al tavolo della Lyric Roulette. A dopo. Wow! Bello, fingete l'entusiasmo, è bello, va benissimo così. Grazie. Altro giro. Vediamo. Parola magica. Lyric Roulette. Eccola. Oh, la spagnola. Francesca Benitez. Fantastico. Ho detto speriamo di non capitare adesso perché ho appena fatto le scale su e giù. Vabbè, ma questo, fai questo da oggi pomeriggio, quindi insomma non è un problema. Ti sei allenata così, no? È vero. Hai tutto il tempo, quindi se ti vuoi prendere un tempo tecnico non ti preoccupare, che Pasquale ha una vita meravigliosa da raccontare. Sì, guarda, se vuoi posso raccontare della mia vita quotidiana e potrei riempire ore e ore veramente di... Ma non vorrei che si suicidasse qualche nostro spettatore, per cui bando alle ciance. Sei pronta, Francesca? Sei nata, si vede dall'occhio che sei nata pronta. Allora, Daisy, che cosa ci canta Francesca? Francesca canta un'aria da una zarzuela che si chiama Doña Francisquita, è la canzone del Ruiseñor. Prego. Era un rosso che non torni, ma un vecchio che passò con un ruiseñor.
Chiedo alla produzione di lanciarmi in qualche modo il super like e devo dire che fate canale. Allora volevo dire una cosa, però Domi, scusa, perché volevo un po' tranquillizzare la piazza e dire che è vero, signori, l'audio ovviamente non è un audio professionale, perché ognuno è collegato da casa propria. Eccolo lì, like artigianale. Il tuo super like. Ecco, non manca la mia, eh? Volevo dire, è vero che l'audio non è quello professionale, però innanzitutto non ci vuole un audio professionale per capire che Francesca è una cantante straordinaria. Veramente, insomma, signori, si capiva tutto ciò che bisognava capire. Però diciamo che lo abbiamo detto, deve essere una cosa, insomma, che abbia un po' che riesca a far uscire fuori il vostro rapporto, non tanto il canto, insomma il canto è un accessorio in questo momento, però fa anche venire ancora più voglia di andare ad ascoltare dal vivo. Dal vivo, perché i cantanti vanno ascoltati dal vivo. Vivo, vero. Ma che cosa è successo esattamente mentre cantavo? No, niente, nel senso che... No, tu ti sentivi perfettamente, la base un po' meno. La base un po' meno, però voglio dire, signori, veramente Francesca ha cantato in una maniera divina. Benissimo. Come Andrea, e come sono Andrea sicuro... Andrea era un po' basso di volume. Andrea era un po' basso di volume. Infatti, la rete sta premiando. Arriva, vedi, che grinta, brava, Francesca è straordinaria, bravissima, veramente una voce bellissima,
Riccardo Zanellato, brava. Grazie, poi mille, Zanellato. Che saluta la maestra. Poi c'è il nostro Giuseppe Coccoli, una voce poco fa qui nel cuor mi risuonò. Complimenti. Questa è una citazione con dedica, ragazzi. Alla faccia. Qui si acchiappa sulla Lyric Roulette, cara Francesca, si acchiappa. Francesca è già una professionista, che bello. Franci, sei proprio nel tuo, quindi va bene. Francesca, sei ufficialmente, ti puoi accomodare al tavolo della Lyric Roulette. Roulette. Benissimo, ciao Francesca, a dopo. Allora, Daisy, parola magica. Lyric Roulette. Ce lo registriamo questo Lyric Roulette, lo mettiamo come jingle che mi piaceva un sacco. Lo dice molto, molto, molto. Giorgia! La Giorgia, vai! La nostra international singer. International. Comunque volevo dire al pubblico realmente che è da capire che l'audio, le basi. Ma sì, ma voglio dire, bisogna disporsi con un animo, diciamo, di ascolto diverso, l'ascolto del cuore, non l'ascolto del cuore. Anche giocoso. No? Assolutamente. Giorgia, ti ascolteremo. Vai Giorgia. Aspetta, che ci canta. Io regnava nel silenzio dalla mia adorata Lucia di Lammermoor, che ho cantato qualche volta nella mia vita. Ma giusto un paio, ma forse non è in prova, l'hai cantata solo in prova. Sì, sono in prova. Faccio solo qualche provetta. Va bene. Vai Giorgia. Signore, sì.
estasi, e il mio cuore ardore, le mani d'ore di limone, mi giuro eterna fe, io fatti piedi d'intimo, gioia di miele il mio. Trasportare il mio super like artigianale per te dalla webcam. Meravigliosa, bravissima Giorgia, brava. Allora, relativamente da poco hai fatto, diciamo, quasi tutto quello che ti ho chiesto. Già un grande lavoro, sì, veramente bravo. Giorgia, vieni a vedere cosa scrive la rete, vieni, avvicina. È impazzita la rete. Veronica Garcia Medrano che manda cuoricini a Gogo. Poi Graciela Gonzalez che applausi e cuoricini. Esteia la Iarina, bravissima Gio, bellissima. Giuseppe Filippo, brava Giorgia. Gerardo Valdés dice Soslo Mass Gio. Okay. Renata Lamanda che dice che brava, grazie Renata. Giampaolo Morabito che dice che potenza. Grazie. Poi abbiamo Stefania Burgo che dice complimenti, brava. Giuseppe Coccoli, che meraviglia.
Carlos Mario Mancarres che dice meravigliosa. Maria Marta Castro, cuoricini, cuoricini. Maria Argento, molto brava, bella voce. Poi vabbè, c'era anche un complimento per Francesca di prima. Sì, eccolo, eccolo. Meravigliosa Francesca. Claudia Pesechilo, che dice meravigliosa. Antonella Principe che dice bravissima. Veronica Garcia Medrano, brava Giorgia, meravigliosa e bellissima. Stefania Burgo, complimenti alla grande maestra, e questo direi veramente complimenti. Non so se tu noti quanto soffre lei in backstage quando... si è fatta la ha camminato in cucina, praticamente ha fatto un chilometro, ha fatto un chilometro in cucina perché è andata avanti e indietro. Salone più grande. Sì, guarda qua, guarda, guarda qua. Arriva Jus Caff che dice: sarebbe troppo chiedere il bis. Brava, voce limpida e potente, penetra nell'anima. Brava, lavorato, quanto. Mamma mia, viva Giorgia Capa Total. Che cosa significa Capa Total? Super, come il boss. Una capata, come si dice a Napoli. Alessandro Cirrito, che se non erro, se non erro, siamo nella famiglia, nella ranca famiglia, se non erro, giusto? Il ranca lob, il ranca lob. Il ranca lob, questo il ranca lob, è il ranca lob. Allora, signori, io avrei voluto farvi vedere il backstage, perché c'era Desiree che ha fatto il chilometro lanciato in cucina, pure Francesca. Francesca che ha fatto un balletto meraviglioso. Veramente, guarda, perché Silvia studia con me, perché Francesca l'ha portata da me. Vedi, e invece devo dire che Silvia continua a vendere porcellana nella sua boutique. Devo dire, lo fa anche con un certo stile, perché la vedo veramente seduta dietro la sua scrivania con uno stile meraviglioso, vendendo souvenir. Sai, ci manca solo il corallo, quelle cose, proprio il corallo dentro alla vetrina, bellissimo. Ma Silvia, io volevo chiedere, come sei. Volevo chiedere a Silvia se per caso vende anche online e c'è l'e-commerce o è solo un negozio fisico. Veramente, diamo l'indirizzo l'indirizzo web del tuo negozio, perché però non ci perdiamo, signori. Andiamo avanti. Giorgia che... da parte di Andrea Viviana Travaglini, che dice favolosa, e Maria Pesechillo, che dice una voz emozionante, bravissima. Veramente. Perfetto. Brava, tanti baci alla nostra Giorgia, e a questo punto non posso dirti che sei di diritto seduta al tavolo della Lyric Roulette. Okay. Ovviamente ti sarebbe piaciuto dirlo con lei nel riquadro. Sì, ma so che io conosco, diciamo, il tuo dito precocis, per non dire altro. Allora, Vitus precocis. Parola magica. Vai, Vitulette. Questa registriamo, vai. Vediamo un po'. La nostra, venditrice, la nostra venditrice di porcellane, vai. Eccoci. Bella, stai spostando la cassa, che cosa fai? Il registratore di cassa, ok. Sì. Ok, benissimo. Si alzi un po' la telecamera, magari ti vedi. Ah no, ok. Scusa, ma sei su una pedana. 25 per l'occasione. Okay. Dietro al banco vendita c'è pure una pedana, perché ti vedo che ti alzi. Certo, no. Certo, sono apprezzata. Va bene, ok. Vado. Allora, chi è questa figlia? Che devo dire cosa canti. Ma pure. Sì. È la mia tutta pazza. Vedi, se n'è andata. Vedi com'è. Arrivo, ci sono. Ok. Io lotto continuamente. Ok, molto meglio. Ecco, e lei canta un'aria dal pipistrello e canta Mein Herr Marquis, anche perché devo dire che lei ha questo pepe particolare per queste cose. Ecco. Benissimo. Oltre che vende bene le porcellane, ma anche c'è questo spirito. Quindi è una questione di personalità. Hai scelto quest'area per la personalità di Silvia. Vediamo.
Vado? Vai. Mein Herr Marquis, I am busy, so this is Darum rate ich, ja glaube sich, die Leute anzusehen. Die Hand ist doch wohl weit auf ein Ball, das Wissen zu ziehen ist und ein Ball. Die Sprache, die Gefühle, die Teile, die Teile. Io sono veramente impressionato da questa squadra della Ranca. La Ranca squadra, ragazzi, è una cosa incredibile, incredibile, veramente tutte bravissime. Silvia, sei stata straordinaria, una porcellana tra le porcellane, veramente incredibile. Ma leggiamo i commenti. Sono pronto con la cascata di commenti. La cascata. Allora, prima di tutto, orgogliosa stasera, no? Dice Antonella. Moltissimo, allora. di tutti. Maria Argento che dice: vai Silvia, dai. Sofia Mazzeo che dice: quanto sei bella, ci associamo a Sofia. Chiara Granata: brava e bella, con proprio bello marcato. L'ultimo Labito: bravissima e che personalità.
Miriam Morabito, un talento senza eguali, brava. Non di parte, mia cugina. Vabbè, ognuno si porta ragazzi, marketing del negozio funziona, questo è marketing. Brava, per uscire anche il sito web, insomma, seguito. Dopo, tutti gli estremi, se possiamo pagare con carta di credito, se, insomma, tutte le cose, va bene tutto. Tutte cose ci devono dire. Poi Sofia Mazzeo, sei meravigliosa, brividi. Ma Sofia Mazzeo chi è? È una mia carissima amica. Sofia, proprio la raffica di quella. Grazie maestra. Dice sei un artista. Grazie. Giuseppe Silipo, che è un attentissimo ascoltatore, mi raccomando. Giuseppe dice complimenti, brava. Alessandro dice brava, fantastica da Giuseppe Coccoli. Esteia Iarin che dice brava, con applausi. E poi, imbarazza un po' e dice ma un applauso al Capri Opera Festival, lo vogliamo fare o non lo vogliamo fare? Perché se non lo vogliamo fare scriviamo a Riccardo Muto e ce ne andiamo a casa. Vabbè. Grazie Giuseppe, noi ti vogliamo bene, tu lo sai. Allora, fin dalla prima ora Giuseppe. Giuseppe è uno della prima ora, noi abbiamo un trittico di Giuseppe Silipo e Giuseppe Coccoli che sono veramente i nostri gruppi. Allora andiamo ciao. Avanti. Ciao Silvia, sei al tavolo della e mi raccomando, scontrino, fai lo scontrino. Sempre. Mi raccomando, metti a posto il registratore di cassa e ci vediamo dopo. Allora, chissà. Il giro ci vuole perché è un giro d'onore questo. Vai. Parola magica. La stavo dicendo senza che me lo dicesse. Lyric roulette. Vai. Chiara Fiorani. Non te l'aspettavi, Chiara? No, per niente. Chiara, guarda che di nuovo non si sente quando parlate, quindi state attenti. Mi sentite? Devi stare molto vicino al microfono. Sì, non so come mai, però bisogna stare vicini. Prima la prova era un po' più... Era meglio, però stai un po' più vicina, tanto sei bella e va bene così. Ok, andiamo avanti. Bene, Chiara canta un'aria a me molto cara, di un ruolo a me molto 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 caro, perché ogni volta che lo faccio mi diverto tantissimo. E secondo me l'ho fatto anche troppo poco rispetto a quello che dovrei fare, ed è Norina del Don Pasquale. Anche perché non ti rispecchia proprio come personalità, diciamo. No, lei ne ha di una, mi rispecchia, devo dire. Cioè in realtà proprio precise. E quindi canta So anch'io la virtù magica dal Don Pasquale. Benissimo, non vediamo l'ora. Con qualche piccola ranca variazione. Ah, una ranca variazione. Ragazzi, questa è bellissima. La ranca variazione. Le scriveranno anche il termine ranca variazione è stato coniato per le variazioni dell'aria di Adina. Sì. Che ho scritto io e quindi da là sono nata. Ma scusami, perdonami, ma queste le inseriranno nella diciamo nel Ricci le ranca variazioni? Non sono inserite. No? Sempre chiederlo, no, non credo. Possiamo chiederlo, no? Ok. Personali, eccoci. Allora fai un libro però, tuo, volerà anche però varie... c'è le tramanda. Le produrrà il Capri Opera Festival. Vai, andiamo okay. Avanti. Vai Chiara. Vado. Ok. Thank you.
si bruciano i cuori a lento fuoco. D'un breve sorrisetto conosco anch'io l'effetto di menzognera lacrima, d'un subito l'amor. Conosco i mille modi dell'amorose frodi, i vezzi e l'arte facili per adescare un cor. D'un breve sorrisetto conosco anch'io l'effetto, non subito l'amor, son che io la virtù magica per ispirare amor, conosco l'effetto, sì, per ispirare amor. A testa bizzarra son pronta vivace, son pronta vivace, brillare mi piace scherzare. Se monto in furore di rado sto il segno, ma il riso e lo sdegno fa presto a cangiare. Ho testa bizzarra, ma cuore eccellente, un cuore eccellente. Si bruciano i cuori a lento fuoco, d'un breve sorrisetto conosco anch'io l'effetto di menzognera lacrima, d'un subito languor. Conosco i mille modi dell'amorose frodi, i vezzi e l'arte facili per adescare un cor. D'un breve sorrisetto conosco anch'io l'effetto, conosco, conosco, d'un subito l'amor, su che io la virtù magica per ispirare amor, conosco l'effetto, sì. Chiara, complimenti. Bravissima. Grazie. Bravissima. Grazie. È arrivato in ritardo. No, perché ero ancora un po' così. Ed è ancora persa. Bene, bella spigliata, bella. Benissimo, benissimo. Lettura di commenti per Chiara. Allora, Domi, aiutami un attimo che io sono sempre senza occhiali. Ok, benissimo. Pia De Negri, brava Chiara. Maria Argento, avvicinati, il volume non è stabile. Va bene, insomma. Ma era un complimento, era un complimento. Brava, dice Stefania Burgo. Catrin Michele Forestieri Russo. Aggiungiamo qualcos'altro. Brava Chiara. Maria Argento, bravissima Chiaretta, bel legato, e questo è veramente un bel complimento. Brava Chiara, da Renata Lamanda. Giuseppe Filippo che dice, brava Chiara, un elogio al lavoro della vostra maestra. Grazie Giuseppe. Carlotta Ciaravendomini, Domi, poi un poco col Vitus, grazie. Carlotta Ciaravino che dice, bravissima. Antonella Principe, bravissimi tutti. Caro Domi, Gianmarco Randazzo che dice bravissima Chiara, Mario Vigilante, bravissima e bellissima Chiara, e complimenti alla maestra. Grazie. Adolfo Latman D'Ameli, brava! Massimo Fiorani, brava Chiara. Elisa Barrale, brava Chiaretta.
favolosa Giuseppe Coccoli, sublime Luce Pia De Negri, Renata Lamanda dice complimenti con applauso, Maria Castiglione Minischetti dice complimenti Chiara, Maria Argento straordinaria per il finale sicuramente, Antonella Profera dice grande Desiree e bravissimi tutti, Renata Lamanda dice brava Desi, si sente la tua tecnica. Questo è un grande complimento specialmente da una bravissima collega e amica come Renata. Eh sì, sicuramente. Mara Castiglione Minischetti, ok. Gianbartolo Porretta, brava a Timminica. Adesso ci dovete dire che significa Timminica. Allora, perché lei è di Termini. Ah, Timminica. Ho capito. Lei è di Termini Merese, di cui io sono cittadina onoraria, perché i miei bisnonni vengono da là. Ah, ho capito, hai capito, benissimo. Maria Giovanna Gorgone che dice complimenti maestra Desiree, complimenti a tutti. Chiara, tu avevi in mano un libro di Zafon, se non erro. Sì. Lo ricordiamo che è scomparso in questi giorni. Ma io lo amavo tantissimo come scrittore e lo amo ancora perché i suoi libri saranno eterni. Bene, allora... vedere la ruota dello spirito e del tempo. Un momento, non abbiamo ancora detto a Chiara che è ufficialmente seduta al tavolo della Lyric Roulette come tutti i suoi colleghi con la fantastica croupier Desiree Rancatore. Si dia il via alla Lyric Roulette. Benissimo, un applauso a tutti voi, bravi. Allora, Desi cara, puoi respirare perché viene il difficile, quindi adesso una prova che temo, non ti preoccupare, guarda che ce n'è una più cattiva, senti a me, ce n'è una più cattiva. Il maestro. No, sì. Imita il maestro, quella è dovuta, quella se non esce la facciamo lo stesso. Ma è terribile. Sappilo. Se non lo sai, sallo. Allora, quindi io andrei subito, Domi, di ragazzi, io ho sempre bisogno della parola magica. Ma la parola magica te la può dare solo Desi, che noi adesso chiameremo ad ogni puntata della Lyric Roulette anche al telefono ci dirà Lyric Roulette. Vero Desi? Ok, dai. Lyric Roulette. Wow! Wow! Allora, che bello! Come prima prova, ragazzi, veramente questo poteva sembrare combinato e lo era. No, scusatemi, volevo dire no, lo era. Allora, mi fa piacere che Rox risponda dopo circa 25 minuti dalle mie battute, ma molto bene. Allora, Rox, attenzione. Il ritardo come nella realtà. Esatto, sempre in ritardo. Allora, la prova di Rox consiste, voi sapete che Opera Geek è il canale YouTube che Rox ha inventato, ha messo su questo canale YouTube dove divulga la conoscenza dell'opera a partire dagli albori di questo genere musicale, spiegando con freschezza, con competenza e con grande spirito, devo dire, veramente in un modo garbato, come spesso dicono a me e Domidò, cerca di spiegare l'opera lirica anche a chi forse non è proprio come dire ad uso a questo genere musicale, per cui le facciamo i complimenti per questo ed è per questo che Rox stasera nella sua prova farà delle domande al nostro ben capitato o mal capitato a seconda. E questo lo deciderà la ruota dei nomi, farà delle domande a risposta multipla, perché per questa prima volta siamo stati un po' più buoni a risposta multipla, vero Rox?
Eh sì, mi è stato richiesto di fare la risposta multipla perché a quanto pare le domande erano troppo difficili. No, non è che, insomma, sì, poi vedremo se saranno, magari ci spiazzano e vanno subito e rispondono. E quindi bisognava dare il 33% di possibilità di darla a caso. Sì, esatto. Per cui io direi di andare alla ruota dei nomi e con la parolina magica della nostra Desiree farla girare. Eric Roulette. Wow, che mamma. Tu, non so se li vedi in backstage come stanno. No. Sì, Andrea e Chiara che stanno per mangiarsi il microfono. Francesca Benitez che sta donna. Ecco, benissimo. Vabbè, ma Francesca, allora. Francesca? Ci sei? Stavo cercando di fare. Ah, stavi cercando di fare. Volevi fingerti morta, ho capito come fanno come fanno le manguste. Bene, bene. Okay. Funzionava bene. Però. No, no, funzionava perché io ci ho creduto. Allora. Io lascerei soltanto Francesca e Rox per le domande. Vai, Domi. Vorrei prima dire che è un po' di tempo che, non, che sono uscita dal conservatorio, quindi potrei anche essermi dimenticata di un sacco di cose. Ma queste sono cose che noi non vogliamo sapere. Non vogliamo cattivi, siamo cattivissimi. Quindi lasciamo le lasciamo da sole? Sì, sì, io le lascerei da sole, dai, vai. Vai, Rox. Terribile. Allora, Francesca, ti farò due domande. La prima è questa. Qual è stata la prima opera scritta da una donna? A. Orlando. B. La liberazione di Ruggero. C. L'Enfant e le Sortilège. Non fare quella faccia, ti prego. E B. Brava, molto bene, il 33% è stata scritta. Che gli altri due conoscevo. È stata scritta. Brava, la terza era di Ravel, ovviamente famosissima. La prima invece è stata per un po' sponsorizzata come se fosse la prima opera scritta da una donna. In realtà non è così, perché la prima opera scritta da una donna è di Francesca Caccini circa nel 1600, quindi è più importante, insomma. Bene, brava Francesca, brava. Molto bello e molto interessante. Seconda domanda. Vai, seconda domanda. Certo, due. Che bello. Brava la prima. No, vabbè, raga, cioè. In quanti giorni fu composta La donna di picche di Tchaikovsky? 780. B. 300? Ah, B? Già vai con la B? Non so, le stavo leggendo. Tra l'altro sono vicinissima per poterlo leggere nel mio telefono. Allora, no, la B è sbagliata. In realtà quella esatta è la C, 126, tanto che molti storici e molti critici ci sono tanto stupiti della rapidità di composizione di quest'opera, perché è un vero e proprio capolavoro dal punto di vista proprio compositivo. È molto difficile anche da cantare. Bene, Francesca, però hai superato a metà questa prova. E, insomma, sei stata bravissima. Secondo me ti sei lanciata un po' troppo presto nella seconda risposta. Cioè, potevi io non ci ho pensato abbastanza. Dovevo andare più di strategia, di ragionamento. Però io do gli indizi con le sopracciglia, quindi... Quando il sopracciglio un po' come Carlo Ancelotti dà il suggerimento. Esatto. Benissimo, allora Franchi, noi rigiriamo la ruota e vediamo dopo. Complimenti comunque, insomma, una la vedi beccata. Grazie. Complimenti anche a Opera Geek che ha inaugurato la sua prima Lyric Roulette. Brava. Benissimo, brava Opera Geek. Brava Rox. A dopo. La ruota. Vai. Lyric Roulette. Questo accento franco-palermitano è meraviglioso. Ti piace?
continuo. Oddio. Vabbè, questa, ragazzi, questa è la prova del mio cuore, questa qui. Allora, allora. Voi non sapete a che cosa andate incontro. Allora, Domi, spieghiamo la prova o facciamo il giro della ruota del... Spiegone tecnico. Allora, spiegone in modo che i ragazzi possano veramente, diciamo, vivere attimi di terrore. Allora, noi adesso girerà la ruota dei nomi ed uscirà il nome di uno dei ragazzi. E che cosa succederà? Che uno di loro dovrà prendere il proprio cellulare, noi decideremo una lettera dell'alfabeto, ok? E loro dovranno scorrere la rubrica con sotto la lettera, diciamo, da noi scelta. Chiamare la persona dalla rubrica, metterla in viva voce vicino al microfono e quando risponderà la persona al telefono, cantare senza dire nulla. Cantare e vediamo la reazione di chi c'è dall'altra parte. Quindi, se siete fortunati, la lettera capiterà con la lettera capiterà magari qualcuno di conosciuto, un amico. Se siete un po' più sfortunatelli, ma cosa devo... possiamo aggiungere un po' di adrenalina? Facciamo certo, a Desiree la lettera da cantare. Sì, no, che cantare, no? Devono decidere la lettera con la quale poi correranno la rubrica del telefono, capito? Okay. Ok, allora, vai con la ruota dei nomi, che io già ho un'idea chi deve uscire. Già c'ho un'idea. Che cos'è? La comandi telepaticamente? No, nel senso che mi piacerebbe che uscisse. Eccola, là la venditrice di porcellane, insomma, io non lo avevo... Era il minimo dubbio! Ma secondo me non c'è prova migliore per te, secondo me. Assolutamente no. Allora, prendi il tuo cellulare. Che lettera ti dico? La M di mamma. No. No, già, ok. Non la lettera M, nella lettera P. La D. Di Desiree. La D. La D di Desiree. E ti posso chiamare? No. Mi piace, devi mostrare il cellulare. Ci devi far vedere chi chiami. Ci devi far vedere chi chiami. Non cancellare i numeri. No. Cancella rubrica. Allora, ma posso scegliere io chi chiamare, giusto? Tra... questo sì, perché dobbiamo spiegare alla rete, dobbiamo spiegare anche a voi che questa è una concessione che noi facciamo adesso perché siamo online, ma quando Lilith Roulette sarà live, il telefono non sarà certamente il vostro. Ma lo gestiamo noi. Lo gestiremo noi il telefono, per cui... Vabbè, nel frattempo... Scorri e... Va bene, io ho deciso, la malcapitata... Facci vedere. Io non ci vedo. Io ho scelto Daniela Mollisi. Va bene, speriamo che non sia per te. Metti il viva voce. Chiama, metti il viva voce e non dire ciao, canta direttamente. Brava. Risponderà. Dai, Danielina, ti prego, sei tutti noi. Non può rispondere. Di cambiare nome. Aiuto. Non avevo molte... Ok, cambiamo lettera. No, cambiamo lettera. Vabbè. No, M è mamma, no. Vabbè, fare M senza mamma, va bene? Va bene. Ok, dai. La mamma. La M ci sono più nomi. Ok. Mangia baguette. Chi è? Che cos'è? Un personaggio delle fiabe. Ma chi è? No, tuo fratello no, però. No. Attacca subito. Cambio. Faccio...
L'Argento, Maria Argento, no. No, ci sta seguendo pure. Che... Va bene, ok, dai, chiamo Ale Massara, ok? Va bene. Il famosissimo Ale Massara. Donna, femmina, Ale, non sapevo. Che cosa canti? Musetta. Sì. Vabbè, non risponde manco lei, mi suicido. Nessuno è caso. Dopo il Covid sono tutti fuori. Bravo. Vabbè, ma il cellulare. In caso chiamo la sorella. Sì, Silvia, piena di amiche. Okay. Però secondo me secondo hai me sentito sempre. Niente di quello che ho cantato? No, non ho capito niente. Non sento niente, a posto. Sì, tu hai sentito quello che ho fatto io? No. Ah, ok, che ne pensi? Io? Infatti mi doveva rispondere la tua zita, non tu, io ho chiamato la tua zita. I fidanzati, io... taglio, ciao. Simpaticissima. Non so contatti affidabili, mi dispiace. È stata l'occasione per sentire questa musetta meravigliosa, brava. Grazie. Allora, bene, andiamo avanti. Sono uscite due prove bellissime. Vai, andiamo avanti. Ciao Silvia. Parola magica? Lyric roulette. Ah, vocalizzo. Allora... Questa è una prova dove tu dirai, insomma, ci dirai il vocalizzo che utilizzi con i tuoi allievi, se c'è un vocalizzo che tu utilizzi con i tuoi allievi, e dopo magari ci dirai per che cosa lo utilizzi, che vuoi ottenere da questo vocalizzo, e, insomma, niente, questo. Ok. Vediamo chi lo fa. Vai, Dom. Chiaretta Fiorani, e vai Chiara. Aspetta che sei mutata. Come sei mutata. Okay. Ma sei mutata. Allora. Detto che Chiara già sa quale vocalizzo io. Sono indecisa fra due, vediamo se ho ragione. Uno qual è? Per te vivrò, ovviamente, cioè neanche proprio a parlarne. L'altro qual è? Il picchiettato, ovviamente, neanche a parlarne, neanche quello. Allora, in realtà io pensavo a Per te vivrò oppure la scala. Fino a su. Ok, va bene. Perché per te vivrò? Ecco, perché? No, questo però lo dirai dopo, adesso devi eseguire il vocalizzo. Ok, va bene, vado? Siamo pronti? Ok. Thank you.
Ultimo, vai. Brava, bravissimo. Ricordiamo a chi non sa, ricordiamo a chi non sa che è difficilissimo già fare i vocalizzi, una cosa, vabbè, ma è difficile farlo anche, diciamo, a cappella senza musica sotto, per cui senza neanche un pattino. Scolpito nella mia mente che è anche immagino. Allora, brava Chiara, prova superata in maniera brillantissima ed eccellentissima. Però a questo punto vorremmo sapere da Desiree perché utilizza questo particolare vocalizzo, che cosa cerca di ottenere, anche questo lo vogliamo fare anche per far capire a chi ci segue, insomma, il tuo modo di insegnare qualcosa, è la tua tecnica, scoprire qualcosa è la tua tecnica. Vai. Ma questo vocalizzo intanto è per fare degli attacchi puliti con l'aria già arrivata, come dico io, in quota, cioè che non sta ancora attraversando tutta la via, ma è giusta, è appena scesa dall'alto possibilmente, e con la E, perché la E aggancia i suoni. Se si riesce a fare una E molto buona, si riesce anche ad avere l'arcuamento del palato, cioè il palato che si alza, in modo da non schiacciare tutti i suoni. Molti sono contro le E, contro le I, perché schiacciano i suoni, perché io in realtà all'inizio faccio fare solo E, perché la A e la O possono rischiare all'inizio di far scendere l'impostazione, di far avere un suono che si basa un po' più qua. Sulla cavità. Non sui risonatori alti, quindi... Questo sicuramente, e poi anche perché nel repertorio di soprano di coloratura ci sono tanti attacchi con la E sui sovracuti, se si vogliono fare per come sono scritti, cioè nel senso come dovrebbero essere fatte anche le variazioni. Quindi molto sicuramente facilito la vita per poter dire una E anche in delle zone, insomma, acute. Bene, benissimo, grazie veramente per questa spiegazione che abbiamo trovato veramente molto interessante. Grazie, ovviamente, Chiara. Tutte le altre vocali sono figlie di questa E, ecco perché poi le cambio, E, I, O, insomma. Cioè, nel senso che tu cerchi con la stessa posizione poi di mettere anche le altre vocali. Altre in maniera che non cadano, ovviamente, che la linea di canto sia... Benissimo, benissimo, grazie. Brava Chiara, prova superata. Parola magica. Lyric roulette. Guardali in backstage. E Giorgio sta chiamando. Cartoon! Questa è una prova molto simpatica. Allora, consiste nel cantare a cappella una canzone, una sigla dei cartoni animati della vostra infanzia o del cartone animato che vi piace di più. Per cui vediamo chi è che farà la prova. Vediamo un attimo. Oddio. Ho paura di una delle due. Ah, no, scusami, non avevo visto bene. Andrea Vincenti, che bello. Andrea, che guardavi quando eri piccolo. Quando ero piccolo proprio. Qualche mese fa, quindi. Sì, in realtà li continuo a guardare, ragazzi, non so se si può dire esatto. Mondiale, ma continuo a guardarli, mi sono fatto Disney Plus, facciamo pubblicità pure a Disney Plus. e io guardo, cioè da piccolo ero innamorato di... Guardate un po' quello che ho, è una raccolta preziosa, lo so... Mi sembrerà che io sia una che ha tutto ormai, ho le cose più belle del mondo, non ho altro da desiderare. Dai, continua! No, non ti fermare! E come Sirenetta sei fantastico! Ma lassù chi sarai? Imparerai tutto, già lo so, vorrei provare anche a ballare e camminare su quei... Come si chiama? Piedi! E così via. Ma in realtà da più grande mi sono innamorato del cartone di...
di Peter Pan. E quindi quando ne ho la possibilità me lo guardo sempre, però non lo so cantare perché non lo ricordo così bene. Mi ricordo solamente la melodia che mi fa sognare andare altrove. Però se mi avete chiesto il cartone da piccolo è questo, perché ero innamorato della sirenetta, cioè di Ariel. Mi sembra comunque giusto. Comunque eccezionale, Bravissimo. Guarda Andrea, veramente ci hai lasciati a bocca aperta, veramente bravissimo. Bravo. Prova superata veramente alla grande, alla grandissima. Questi ranca, la ranca squadra, ragazzi, sta spaccando stasera la ranca squadra. Grande, grandissima, veramente brava Desiree. Allora, andiamo avanti. Questa è più carina. Posso dire una cosa? Un attimo, perché dobbiamo pure dire che la rete dice c'è Bianca che ride dal backstage, Renata che dice bravo, fantastico Antonella Principe, Stefania Burgos, Domi, io già ho difficoltà a vedere, se tu mi vai avanti così... io sono una persona anziana, quindi devi aspettare un attimo. Allora, Stefania Burgo che dice fantastico, super, troppo forte. Bianca che dice bravo. Susanna Nadeide dice una bellissima Ariel. Mario Vigilante, bravissimo Andrea. Maria Argento, unico. Ok, benissimo. Andiamo pure. Ah, ma volevi leggere i commenti? Hai capito? Incredibile. Allora andiamo avanti. No, la parola magica. Lyric Roulette. No, di nuovo. Opera Geek. Di nuovo, ma poverino. Dove sei? Eccola Rox. A me dispiace. Cioè io vorrei, mi dispiace davvero. Non vorrei avere quel ingrato compito. Mi dispiace. giocare alla roulette è proprio questo, no? È l'imprevedibilità. E adesso chi restava? Vediamo un attimo. La Giorgia. Che sono sicuro che ci stupirà la Giorgia. Però il giretto di ruota va fatto, eh? Eccolo qua, non può mancare. Chi sarà mai? Eccola lì. Ma no, veramente. Che sorpresa, non me l'aspettavo, dici Giorgia, non me l'aspettavo. Grazie. Non mi aspettavo, ragazzi, grazie. Benissimo. Allora, cara Rox, che cosa hai preparato per la nostra Giorgia? In realtà queste due sono le domande più facili del set che ho presentato. Come è morto Jean-Baptiste Lully? Colpendosi il piede con un bastone mentre teneva il tempo. B, in cioccolata. C, un incidente a cavallo. La A. Colpendosi bravissima. Il piede. Bravissima. A quanto pare lui aveva questa abitudine meravigliosa di tenere il tempo con questo bastone, solo perché lui era anche maestro di danza, oltre che compositore. Solo che ad un certo punto se l'è dato sul piede e il piede è andato in cancrena. Quindi... Non è morto sul colpo? Ho detto, mamma mia, che... Vabbè. Beh, è un po' difficile morire sul colpo colpendosi il piede, effettivamente. Anche all'epoca. Ho preso un infarto. E sai, ti viene un infarto dal dolore. Che ne... Vabbè. In che epoca si svolge il Faust di Gounod? Rinascimento, Medioevo e primo Settecento? È Medioevo, 2. Brava, molto bene, molto brava. Bravissima Giorgia. 2 su 2, vabbè, erano le più facili. Vabbè, ma non bisogna però sminuire la preparazione. No, ma difficilissima in ogni caso. Che ha risposto senza colpo ferire, senza esitare un attimo.
Bravissima, ma infatti non me lo aspettavo. Va bene, Giorgia, bravissima, brava, hai superato la prova. Male. Entriamo adesso nella seconda parte della Lyric Roulette. Mamma mia. Allora, vediamo la prova. Mi sono rimasta. Ole! Opera charm, opera charm. Benissimo, eccola Bianca. Ciao. Finalmente la prova opera charm. Sì, non vedo l'ora di conoscere il più charming. Perché diciamolo. Complimenti, maestra. Grazie mille, cara. Grazie. Tra l'altro, uno dei premi che riceverà il vincitore di questa serata sarà anche l'intervista sui canali social con Bianca, proprio su tutti gli spazi dedicati a Opera Charm. Quindi, anche Opera Charm. Allora, Domi, a proposito del vincitore, adesso che siamo nel secondo giro della Lyric Roulette, vogliamo dire alla rete, visto che sono in tanti anche presenti a guardare il programma, diciamo alla rete di votare, dovete votare il migliore secondo voi. Votate. Antonio La Trippa. Votate. Votate quello che secondo voi, non il migliore, non vogliamo sapere il miglior cantante, vogliamo sapere quello che stasera ha suscitato in voi un'emozione, un sorriso, fate voi, ok? Però allora, ragazzi, vi avviso che il prossimo giro di roulette io andrò in backstage perché voglio condividere tutti loro ansiosi di sapere se tocca a loro e dovete vedere le loro espressioni. No, non possono rimanere una cosa solo mia e non posso trattenere questa emozione. Quindi dopo, Pasquale, molto probabilmente entrerò, sarò in backstage e avrai tutti i ragazzi con te. No, non ho capito. Non ho capito. Dopo ti lascerò da solo con i ragazzi e Desiree per dare spazio a tutti e quattro i box e vedere la loro reazione. Ah, sì, assolutamente. Allora, vediamo la prova opera charm a chi tocca. Bellissimo. Charming, abbiamo visto. Grande Andrea, bellissimo. Con cui sei già in ferie. Hai già vinto. Da mare per andare in spiaggia. Noi invece siamo pronti per Capri, cioè. Sì, sì, per la spiaggia di Capri attualmente. Bravi ragazzi, bravi. Cosa potrebbe fare di più? Ha cantato sì, ma ora non so quello che mi tocca, quindi io lo tolgo, allora, per di cortesia, ma Domi, già so adesso, che andrò. Adesso veramente dobbiamo lasciarli da soli, perché Bianca deve fare una richiesta, la sua richiesta particolare. Quindi... Guarda, quindi abbiamo questa prova di charm. È una cosa, secondo me, molto importante per ogni cantante, soprattutto in questi giorni. Quindi, cosa vuol dire charm? Essere charming significa eleganza, glamour e anche una possibilità di comunicare emozioni con il pubblico. Devi scegliere un pezzettino musicale che ti rende il più charming di tutti gli altri e cantare a cappella. Devo cantare, scusami perché è andata per qualche istante via la comunicazione. Devo cantare qualcosa? Sì. Che? Cosa vuoi tu? Scegli tu. Qualcosa che okay. Fa che ci mostra il tuo livello di charm. Bene. A cappella? Sì. Ok. Quanto tempo ho per eseguirla? Perché in base a questo mi regolo
Pasquale, aiuto. 90, 60 secondi, massimo 90. 90 secondi, 90 secondi, ma giusto qualche frase, qualsiasi cosa, tu voglia che sia lirico o non lirico, quello che tu ritieni che ti renda più charming, ok? Ah, può essere anche qualcosa di non lirico addirittura? Certo. No, ma non... Però sarebbe preferibile, ma deve venirti dal cuore, ok? Deve venire fuori il tuo charm. Ok, ma datemi qualche istante di riflessione e comincio subito. Forse potrei anche... Ok, non so cosa, e ti dico... E lucevan le stelle, ed olezzava la terra, stride all'uscio dell'orto, ed un passo sfiorava l'arena, entrava la fragrante, mi cadea fra le braccia. Oh, dolci bacio, languide carezze, mentre io fremente le belle forme discendo. Ani per sempre il sogno mio d'amore, l'ora è fuggita e muoio disperato, e muoio disperato. Prova superata, prova superata a pieno titolo. Significa charm, quindi bravissimo. Mi sa che l'ho presa un po' tutta, però bene, bravo. Esatto. L'ho preso, ragazzi, scusatemi, ma no, non ti preoccupare, di qui solo con lei e quindi non hai ragione, non di qui il mio intervento a gamba tesa. Scusatemi se sono intervenuto a gamba tesa, ma avevo capito che aveva preso una tonalità, diciamo, che forse era un po' eccessiva, sì, era un po' su. Ma comunque l'hai superata alla grandissima. Che dici, Bianca? Che non va bene la connessione, innanzitutto, ma poi... No, vi sento bene, ma come dicevo prima, ho capito molto bene cosa vuol dire charm, quindi bravo. Prova superata. Sì, prova superata. Bravo, Andrea, bravo. Grazie. Bravo Andrea, grazie. E grazie Bianca. Grazie. Andiamo avanti. Uscirà o non uscirà Canto del Sole? Speriamo. Vabbè, ma ragazzi, no, però vi giuro. Non è voluto, lo giuriamo. Canto del Sole. Non c'è bisogno, perché chi ci conosce e ci segue sa che siamo due schiappe, non sappiamo vincere, e quindi una cosa del genere non entra proprio nelle nostre competenze. Ci scoprirebbero dopo due minuti. Benissimo. Allora, Canto del Sole. Vediamo chi canterà il sole. Però prima, scusami Domi, prima di cantare il sole, mi permetti un attimo di leggere il commento di Paola Labarile? Sì. Allora, cioè, complimenti a Desiree, ha messo su una squadra di bravissimi cantanti. Complimenti anche a Rox per il suo canale YouTube di divulgazione dell'opera. È bello che giovani si dedichino a questo con tanta passione. Un saluto anche a Bianca, studentessa di musicologia con me. Quindi la salutiamo Paola, grazie del bel commento. Allora, andiamo avanti. Un attimo, che c'è un Giulio Pelligra da salutare, direi.
Giulietto, mio amico e collega adorato. Esatto, che ci saluta, e, cioè, no, non saluta, dice semplicemente che vota per l'arancatore. Vabbè, perfetto. Allora, chi chiedeva... Sì, lo so, me lo ricordo. Allora, chi dice, Giusy Morabito dice come si vota? Semplicemente scrivendo il nome di chi volete che vinca la serata con scrivendolo sotto ai commenti, basta, il nome del cantante. Allora, andiamo avanti. Chi farà la prova di Canto del Sole? Giorgia. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia. Che succede? Ah, però presentiamo un attimo il compagno di viaggio di Giorgia. Ok, Jorge. Ciao a tutti. Ciao Jorge. Ciao Jorge, buonasera. Il mio compagno. Il tuo compagno. È baritono, bravo, bravo Jorge. Ma oggi ti cimenta nell'accompagnamento. Benissimo. E cosa canterai, Giorgia? Gracias a la vida, che è una canzone molto famosa in Sud America, penso in tutto il mondo, però in Latino America è proprio quasi un inno alla vita. Alla vita, ecco, ho i suggerimenti. Ok. Bene. Eccoci. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, vuelto a materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto. El canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida. Gracias a la vida. Wow, mamma mia, ragazzi! Ma Giorgia ci sta mettendo proprio in difficoltà, eh? Mamma mia, ragazzi, io sono veramente in difficoltà e ringraziamo Jorge innanzitutto. Grazie. Una chitarra dolcissima e veramente abbiamo visitato l'Argentina stasera con la tua voce e questa chitarra ci sembrava di visitare l'Argentina veramente.
Volevo chiedere a Giorgia e Gorghe se stanotte non riesco a dormire, vi posso chiamarvi per cantarmi la canzone? Vi prego, cantateci ancora qualcosa, vi prego. Che bello. Posso chiedere un bis? Posso chiedere? Ui, mamma. Ah, sì, però questa la devo leggere. Non c'è problema, fai come vuoi tu. Che ascolta? Questa la fai. Uno se respire insensibilmente. Un secondo. Un tecnico. Ci proviamo, non abbiamo mai provato. No, però. Che bello. Uno se respire insensibilmente, de pequeñas cosas, lo mismo che un árbol en tempo di otoño se quedó sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. El amor es simple y a las cosas simples se las lleva el tiempo. La melancolia, che bello. Mamma mia, ragazzi, siete bravissimi, siete veramente una coppia. Veramente. Quando organizziamo il concerto, prepariamo il banner. Allora, quando prepariamo il concerto, che preparo il banner e le grafiche? Non so se volete, anche domani. Noi stasera prepariamo tutto, le grafiche, il banner, poi facciamo la pubblicità. Ok, benissimo, concerto approvato. Allora, benissimo, no, veramente ragazzi, bravi, veramente. Grande talento, ci avete fatto emozionare. Ma come tutti, io devo dire che veramente stasera ho vissuto grandi emozioni, perché oltre alla bravura di questi ragazzi, preparati magistralmente da Desiree, ma devo dire che ognuno di loro ha qualcosa di particolare. Quindi, ti sei emozionato? Molto, ma guarda, io lo sai, non sono uno facile però veramente mi sono emozionato. Bravo. Bello. Poi, vabbè, la voce di Giorgio. Perché quando si fanno programmi dove si intrattiene, se ti commuovi funziona. Ah, vabbè, allora se voi mi do una clavata sul piede dopo. di Lulli. Esatto, mi faccio come Lulli e poi muoio, hai capito? Così. Come dopo morto Pasquale Amato? Come morto Pasquale Amato, la prossima domanda di Rox Alberghi. Allora, ragazzi. Grazie Giorgio e Gorghe. Andiamo avanti. Gorghe, grazie Gorghe. Andiamo avanti e bene, prova. Desiree, la parola magica. E voi partite prima. È davvero da Ditus Precocis. Che bello, un altro canto del sole. Che facciamo? Andiamo contro la nostra regola che se esce due volte di seguito rigiriamo? Allora, sai perché? Perché io ho ascoltato le prove, quindi canto del sole va fatta. Va fatta due volte di seguito. Allora vediamo chi la farà. Vai, parola magica, che ok, Ditus Precocis sempre.
attimo. Che ci segue e che ci emoziona. Eccola là, eccola là, che balla in backstage. Guardate che nella ruotina, nella ruotina Canto del Sole manca Andrea. Come manca? No, perché chi fa la prova poi dopo viene tolto dalla ruota, perché sennò poi che fa sempre... Io prima mi sono beccata la cosa difficile, poi sono stata qua fino adesso. E va bene, ma adesso ti toglierai tutte le soddisfazioni del mondo. Tutte! Qual è il tuo canto al sole? Il mio canto al sole è a Bucchella. Oh! Anzi, a Bucchella. Brava, adesso mi fai stare un po' meglio. Adesso mi fai stare un po'. Brava, bella faciona. Tosti è uno dei miei autori preferiti. Io ho anche inciso un CD con tante aree da camera di Tosti. Lo amo particolarmente. Eh sì. Allora, bene. Tocca a te. Vai, Francesco, quando vuoi tu. Sì, una luce così nera, che dolcezza è la poesia. Vai. No, un'altra cosa. Che dolcezza e che napoletano, e che napoletano, veramente un napoletano doc, veramente bravissima Francesca, brava e grazie a voi. Allora, andiamo avanti. Parola magica? Finalmente. Lil Cruelette. Sanremo! La prova Sanremo è veramente una prova simpatica, perché il candidato dovrà cantare a cappella la prima canzone pop che gli viene in mente, la prima canzone così, quindi okay. Non necessariamente Sanremo, è canzone pop. No, Sanremo vuol dire canzone pop, canzone, diciamo, non chi sarà? Song. Vai, vediamo tra le vediamo due parti. La reazione in diretta, visto che possiamo mettere. Vediamo in diretta come sarà la reazione. No, non la devi già cantare però.
Vedi, già lo sapeva. Silvia. Vai Silvia, il tuo negozio. Io le cose me le sento prima. Sì. Ok, va a cappella, sì? Sì, a cappella e hai esattamente 50 secondi. Vai Domi da sola, la bella Silvia. Should have stayed, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you. I will always love you. You, my darling, you. C'è nessuno. No, allora, io sinceramente non ti avrei mai interrotta. Veramente. Un angelo, signori, mamma mia. Veramente. È una delle primissime canzoni che cantavo quando ero piccolina. Bravissima. Un pezzo di cuore. Dice Angelo Morabito, superbe, veramente. C'è anche il commento di... Non lo dire. Allora, Stefania Burgo dice, tutti bravissimi, difficile votare. Daisy è straordinaria. In ognuno di loro ritrovo la grande tecnica della maestra. Voto Chiara, la sua voce calda mi ha emozionato. Complimenti a tuttissimi per un futuro super rancaradioso. Un grande saluto a Daisy e che possa tornare prestissimo in teatro a deliziarci, soprattutto questo. Che grazie bello. Grazie Stefania, veramente un commento bellissimo. Avete visto l'inclusione? Scusami, ma è uscita di nuovo la prova a Sanremo e mi pare che deve farla Silvia, se non erro. Ah, sì. Io l'ho visto. Io l'ho visto, sì. Ti volevo far notare questo. No, vabbè, dai, sei a stata... A me piaceva anche sottolineare, non so se li avete visti, Andrea e Chiara, come in sintonia giocavano compiaciuti del canto di Silvia e che in qualche modo fa capire anche che bella atmosfera c'è tra di loro, no? Come... A me piaceva, bellissima. E quindi qui parte... E quindi qui parte bella atmosfera, giusto? Bella atmosfera. Okay. Sì, però a questo punto aggiungi anche la seconda frase e vediamo se sei preparato. No, non ne ho proprio idea, proprio veramente. Lo sapevo, perciò. Non ne ho proprio idea. Ti prego, non uccidere il mood, dai. Ok. Allora, l'ultima prova, grazie Silvia. Questa è l'ultima prova, ragazzi, ultima prova della lista. Quindi invitiamo, signori, la rete a votare, dovete votare. Però il povero Andrea è stato penalizzato dal povero Andrea. Non lo sappiamo, a parte che ha fatto una prova, secondo me, bellissima. Quella di Ariel era stupenda. Ragazzi, quella è stata una prova che secondo me resterà. Allora, ragazzi, scaricando il tablet di Giorgia, dobbiamo essere più veloci. Buon caffè. Allora, vediamo l'ultima prova. Vai, Carolina Magica, Desi. Lyric Roulette. Wow. No, questa rifiamo, vai avanti. No, rifacciamo. Il regolamento. Spiega perché. Il
tutto il regolamento della Lyric Roulette dice che se escono due volte, se esce due volte la stessa prova, si rigira la ruota. Quindi stavolta la giriamo. Io pensavo di essermi salvata da questa prova. E secondo me, capito, Chiara è proprio quella giusta. Secondo me, Chiara è proprio quella giusta, hai capito? O no? È giusto così. E vedi, ogni prova è uscita azzeccata al. All'inter. Mi arrabbio, quindi dai spazio al tuo estro. Chiara. Vai, no, smuta subito. Ok, eccomi, mi sentite? Perché ridevi? Perché ridevi? Posso dire le parolacce? No. Dico ma solo. No, vabbè. Allora, una lezione tipo con Desi. Vabbè, allora, iniziamo dall'apertura della porta di casa, no? Sì. Tu fai lezione alle 9 del mattino. E sei, diciamo, nelle condizioni di una zingara investita da un tram, mentre lei è sempre buona, non si capisce. Non si capisce come fa. E quindi niente, comincia questa lezione. Lei, cara, come stai? Hai dormito bene? Alle 9 del mattino sempre. Cominciamo, facciamo un po' di picchiettati. Alle 9 del mattino, alle 9 del mattino. Mi piace temprarli. Mi piace. Oh, ti piace torturarli, mamma mia. Poi non lo so, mentre magari tu stai cantando, a un certo punto arriva il suo nuovo bimbo, il gattino, e quindi a che ti fa un esempio, oh, tutta, no, fai così, il suono gira, eh? Amore mio, tu Cipollino, Dino, ma sei bellissimo. Scusa, stavamo dicendo allora. Sì. Poi che cos'altro potrei dire? Ah, vabbè, poi ci sono tutta una serie di termini nostri, diciamo noi, che abbiamo lavorato tanto sui piani. Ecco, io soffro di suono sucato, per esempio, ogni tanto. Quando il suono è indietro. Allora lei, no, suono avanti, punta di naso. Non lo so, devo andare avanti. Allora, è brutto da dire. Nel punto piccolo, ragazzi, nel punto piccolo. Nel punto però piccolo. Rende, nel punto piccolo. Rende l'idea. Nel punto okay. Piccolo è meraviglioso. Il punto piccolo e suono sucato è meraviglioso, ragazzi. Io sono sucato. No, c'è da morire. Sempre il suono qui. Fiocchetti qui. Ragazzi, sono un vigile urbano durante le lezioni. Ecco questo. Ragazzi, siete simpaticissimi. Siete simpaticissimi. Allora, io, dato che sono il capo di questa cosa, decido che Chiara e Andrea faranno la prova canto del sole. Così. Ah, okay. L'ho deciso io. Prima Chiara, poi Andrea, o prima Andrea e poi Chiara. Anzi, Domi, per favore Domi, possiamo prima fare un giro di roulette per vedere. Mi raccomando, fate un audio buono. No, prima Chiara, vai. Lei che mi sta settando un attimo. Ci siamo pronti? Ok. Coppa sti fronne rosa.
Dentro giardina sponta, o vento passa e vasa, storicciuri l'on fronte. Già un po' di premio Falconio Summer Edition nell'aire. Eh sì, ragazzi. Qui bisogna un po' parlare, ma com'è bello sto cucciolotto. Però dorme sempre. Vabbè, i gatti dormono sempre. I gatti dormono sempre, che bello, come sta rilassando. Brava, allora, Chiara. Grazie. Chiara, bravissima. Ragazzi, che vi metto tutti on stage. Quindi... No, però un attimo, anche Andrea deve fare la prova. Vabbè, volevo commentare. Dovevi commentare, no? Sì, sicuramente, però mi sono dimenticato che anche Silvia deve fare la prova di canto al sole. Anche Silvia la deve fare. Perché avevo scordato di questa cosa, mi ho dimenticato questa cosa. Allora, non ti preoccupare. Che Teleton dura fino alle 4 del mattino, quindi io penso che veramente la rete ci sostenga, ragazzi. Se volete che continuiamo, ditecelo, se no noi ce ne andiamo e togliamo il disturbo, ma penso proprio che stasera, fin quando facciamo cantare loro, va bene. Siamo certo, noi che dobbiamo stare al passo. È ovvio, ovvio. Noi non siamo all'altezza, ovviamente. Allora, signori, andiamo avanti. Vai Andrea, vai. Spero che questa volta il microfono si senta. Se sente la bellezza, vai. Video mare desurriento, che tesoro te ne in fondo, e ha girato tutto mondo. Non l'ha visto com'è,
Guarda attorno ste serene cate, guarda non cantate, e te vonno tanto bene che volessero vasta. E tu dici parto addio, allontani da stu core, da sta terra dell'amore. Viene un core e non torna. No. Wow, the tenor! Che bomber! Vai, veramente un bomber. Andrea è veramente il nostro Bobone Vieri. Bravo Andrea, e adesso tocca a quell'angioletto della Silvia Caliò. Va bene, buongiorno, vediamo se posso inciampare nel vestito. Vado? Mi vedete, sì? Vai pure. Una bella canzone siciliana. Smutati, Pasquale, smutati.
Guarda, non, il risultato non cambia. Sono boh, cioè, posso dire una cosa in siciliano? Posso dire minchia. Cioè, mi viene da dire una sola parola, minchia. Cioè, siamo stati praticamente corretti fino alla fine. No, e vabbè, insomma, sono anche le 22:51, dopo 2 ore e 21 di trasmissione, possiamo anche dire un minchia liberamente. E allora, ragazzi, io ho detto tutto, come diceva Peppino De Filippo, ho detto tutto. E siete veramente meravigliosi tutti, bravissimi. Io in privato ho fatto i complimenti a Desiree, perché mi avete stupito, non che non lo credessi ovviamente, però quando poi il talento supera l'immaginazione, veramente, veramente vi faccio tanti tanti complimenti a tutti quanti, soprattutto per la bellissima atmosfera che create l'uno con l'altro. Perché si vede che siete tutti amici, vi volete bene, insomma, volete bene a Desiree e Desiree vuole bene a voi, e questa è una cosa che si vede tutta. Noi non possiamo che augurarvi un futuro luminosissimo e speriamo di incrociarvi a Capri, speriamo che i vostri destini incrocino i nostri. Insomma, ragazzi, io non ho più parole, se non posso sembrare. E che vai a fare a Capri il 17 luglio? Vengo con la mia, quindi saremo lì. Brava, bravissima. Hai capito, chiarezza. Brava. Allora, ragazzi, Lyric Roulette finisce qui. Io vi ringrazio per la partecipazione meravigliosa di questa sera. Ringraziamo Desiree e le facciamo un applauso. Tutti quanti, facciamo un grande applauso a lei. Soprattutto, non vediamo l'ora di rivederla a teatro. Presto, presto, presto. E ricordiamo che nel mese di luglio ci sarà la nonna di Beethoven al Teatro Massimo di Palermo. Teatro di Verdura, scusami, ok. E quindi, insomma, non vediamo l'ora di rivederla. Noi non vediamo l'ora di rivedere voi, presto, 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 perché già ci mancate. Adesso sappiamo che finirà questa serata, già ci mancate. Però, prima di lasciarci, noi abbiamo un'abitudine. La nostra trasmissione termina sempre con un piccolo rito. Il nostro claim che recita così: canti a Capri, ti ascolta il mondo. E ma chi ha vinto? Giusto, dobbiamo dire chi ha vinto. Grazie, mi avete fatto emozionare e io mi sono dimenticato. Poi qui sta pure un po' l'età, insomma, ovviamente. Quindi la regia mi dirà chi ha vinto. Ovviamente. Hanno vinto tutti bravi. Certo, ovviamente hanno vinto tutti. Ok, perfetto, la regia mi ha comunicato il vincitore, quindi rullino i tamburi, squillino le trombe, 3, 2, 1, la vincitrice di questa sera è Silvia Calio. Grazie. Brava Silvia, brava. Allora Silvia, tu ti porti a casa l'ambitissimo kit del Capri Opera Festival, che è una cosa che neanche te la faccio vedere, tanto che non abbiamo neanche una foto del kit del Capri Opera Festival, pensa che, ma lo riceverai, prima o poi lo riceverai, non ti preoccupare, prima o poi, più poi che prima. Io ti regalerò qualche ceramica, insomma. Esatto, tu lo metterai in esposizione, magari vendi anche quello. Quindi diamo la possibilità a Silvia di lasciare il suo indirizzo di sito web per gli acquisti delle porcellane e dei souvenir. Silvia, però posso dire una cosa, dovresti fare la classica cosa che fanno tutti i vincitori. Non me l'aspettavo, grazie, no, ma questo... Non me l'aspettavo, grazie, no, come è potuto succedere?
No. Voglio condividere questa vittoria con tutti i miei amici. La pace nel mondo. Saluto la mamma, saluto papà, saluto i miei cani. Va bene, allora ragazzi, veramente grazie ancora. E ci, adesso possiamo veramente chiudere con Canti a Capri, ti ascolta il mondo. Io dirò Canti a Capri e voi tutti quanti insieme ti ascolta il mondo, ok? Allora, ci siete? Posso? Canti a Capri. Ti ascolta il mondo. Buonanotte a tutti, buonanotte Rete, buonanotte Rox, buonanotte Bianca. Su Instagram, Bianca e Rox su Instagram. Ciao. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Complimenti, siete stati speciali. Complimenti. Buonanotte. Ci vediamo su Instagram per commentare. Sul canale del Capri Opera Festival. Ciao a tutti.